Siamo a Sasso Corvaro per la presentazione del progetto Itinerario dei Teatri Storici, un progetto mirato a valorizzare e promuovere il turismo, un progetto ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. Direttore, come e perché nasce questo nuovo itinerario? Perché noi tentiamo ogni anno di valorizzare i vari cluster dell'offerta turistica dei comuni che stanno con noi nell'itinerario della bellezza, e quindi abbiamo fatto l'itinerario romantico per valorizzare un aspetto dell'offerta turistica di alcuni di questi comuni, l'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, che hanno interessato ovviamente i comuni dove questo architetto aveva realizzato nel Rinascimento rocche straordinarie. Abbiamo fatto l'itinerario del silenzio e della fede e avevamo voluto valorizzare un'altra caratteristica del nostro territorio, che sono i teatri storici, teatri tutti attivi, bellissimi, realizzati tra 700 e 800, fine dell'Ottocento, che sono teatri, come dicevo, attivi, dove si fanno regolarmente stagioni teatrali, stagioni musicali, ma che sono anche luoghi di incontro delle città, delle comunità, sono luoghi che rappresentano la vita delle nostre comunità e sono anche luoghi, dicevo, della bellezza, e quindi un prodotto turistico sicuramente apprezzabile e che sarà apprezzato dai tanti turisti che noi cerchiamo di coinvolgere con il progetto dell'itinerario della bellezza. Oggi un punto importante qui da Sasso Corvaro, da un teatro veramente fantastico. Sì, il Teatro della Rocca di Sasso Corvaro è bellissimo, è stato ristrutturato recentemente. Ancora manca qualche, addirittura manca ancora qualche particolare del lavoro di ristrutturazione, ma è veramente molto bello, è affascinante. Il turista che viene a Sasso Corvaro a vedere questa meraviglia di rocca fatta da Francesco Di Giorgio e che si trova all'interno questo teatrino così ben disegnato da Mancini, con queste poltrone originali, insomma è fantastico. Quindi noi abbiamo creduto molto in questo progetto proprio nel momento in cui la stessa Regione Marche ha deciso di candidare i teatri storici delle Marche come patrimonio UNESCO e sono riusciti ad essere inseriti nella lista delle candidature per il riconoscimento come patrimonio dell'umanità, e noi in qualche modo abbiamo anticipato questo, speriamo, riconoscimento con questa nuova guida che verrà presentata nelle fiere, negli uffici IAT, nelle strutture ricettive, per dare ai visitatori della nostra provincia una ulteriore opportunità per visitare e immergersi nel territorio. Anche per questo progetto è stato importante unire diversi comuni. Sì, i comuni che affiancano la Confcommercio in questo progetto aumentano ogni anno, quest'anno erano 21, di questi 21 comuni ci sono 12 teatri storici e appunto noi li raccontiamo tutti i 12. E il prossimo anno nell'itinerario della bellezza i comuni sono già 23, quindi aumentano ogni anno, e il prossimo anno abbiamo in cantiere tante nuove iniziative che riguardano l'enogastronomia, ma riguardano anche le località balneari, perché con Pesaro 2024, che valorizza tutto il territorio, non dobbiamo dimenticarci che l'offerta turistica più rilevante in termini di presenze turistiche è l'offerta balneare, e non c'è uno straccio di pubblicazione che riguarda le nostre quattro località balneari di Marotta, di Fano, di Pesaro e di Gabicemare. L'itinerario dei teatri storici è anche una forma per cambiare il modo del turismo, quindi destagionalizzare. Sì, la destagionalizzazione è uno degli obiettivi da sempre di Confcommercio. La destagionalizzazione vuol dire far venire i turisti quando non c'è la stagione balneare o oltre la stagione balneare. Per fare questo bisogna valorizzare tutto quello che c'è sul territorio che non è legato espressamente ai 3-4 mesi estivi, quindi gli eventi enogastronomici, quindi le rocche, quindi la cultura, quindi i musei, quindi i teatri storici, quindi l'offerta archeologica. Quindi, come vede, noi
cerchiamo di valorizzare il complesso dell'offerta del territorio proprio con l'obiettivo di avere un turismo tutto l'anno. Quando a me chiedono allora come è andata la stagione, dico quale stagione? Per me la stagione è dal primo dell'anno al 31 di dicembre. E la capacità nostra deve essere quella, appunto, attraverso la valorizzazione dei vari cluster, di portare i turisti tutto l'anno. Per concludere, il vostro impegno sul territorio per la promozione turistica continua? Sì, assolutamente continua. Nei prossimi giorni presenteremo l'itinerario archeologico, il nuovo itinerario archeologico al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo. Poi andremo a Pestum alla Borsa del Turismo Archeologico il 3 di novembre, dove ripresenteremo in quella opportunità nazionale il nostro itinerario archeologico. E il 9 di novembre invece andremo a Colmar, in Alsazia, in Francia, e dove abbiamo preso uno stand come Confturismo, Terre di Urbino e del Montefeltro per presentare il nostro territorio, tenendo conto che i francesi sono una parte importante delle presenze turistiche della nostra provincia e della nostra regione. Il vostro sostegno non poteva mancare per un progetto così importante anche dal punto di vista culturale e turistico. Certamente, cioè l'itinerario della bellezza non poteva non incontrare le banche di credito cooperativo. Come ho sempre detto, non sono grandi banche, ma sicuramente banche molto importanti, perché vicino alla gente, vicino a chi ha bisogno, qualche volta anche di poco, ma quel poco serve per ristabilire equilibri anche umani, familiari, non di poco conto. Le banche sono importanti per la maggior parte dei progetti, perché comunque valorizzare il territorio è molto importante. Certamente, voglio dire, sono centri di raccolta del risparmio e naturalmente centri di reimpiego del risparmio. C'è sempre questa combinazione tra chi raccoglie il risparmio e chi impiega il risparmio. Le banche di credito cooperativo ne impiegano rispetto naturalmente al restante sistema, per quel che riguarda il loro patrimonio, il 95% alle imprese, piccole e medie imprese che operano nel territorio. Questa è una funzione fondamentale. La sinergia con Confcommercio è davvero molto importante. Ma certamente non può non esserlo importante, dal momento che ci rivolgiamo sempre allo stesso territorio, cercando di interpretarne i bisogni e di cercare le loro soluzioni. Questo itinerario che parte da un luogo ricco di cultura, questo teatro qui a Sasso Corvaro, veramente meraviglioso. Sì, siamo qui all'interno della Rocco Baldinesca, capolavoro di Francesco Di Giorgio Martini, che custodisce al suo interno uno dei 71 teatri storici delle Marche, uno dei più piccoli teatri storici delle Marche, piccolo ma tanto bello, interamente affrescato da un artista locale, Enrico Mancini, nell'Ottocento. Quindi questo teatro, insieme ai 71 teatri storici delle Marche, è inserito nell'elenco dei 71 teatri storici delle Marche, e grazie al suggerimento, all'iniziativa portata avanti dalla Regione Marche, e devo ringraziare il Presidente Acquaroli, l'assessore Biondi e tutta la giunta regionale, per aver pensato a una candidatura forte, quella dei teatri storici al riconoscimento del patrimonio unico dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità. Quindi stiamo aspettando questo risultato importante per i nostri comuni, per il territorio, quindi questa candidatura forte, speriamo di portare a casa questo risultato. Come Comune di Sasso Corvaro Auditore siamo dentro gli itinerari della bellezza, facciamo parte di questo progetto già da 4 anni. Questo è il quarto percorso che andiamo a inaugurare, perché abbiamo già all'interno della guida dell'itinerario della bellezza abbiamo anche l'itinerario del silenzio della fede, l'itinerario romantico, grazie, perché anche qui a Sasso Corvaro sono custodite le reliquie di San Valentino, siamo all'interno dell'itinerario della bellezza anche con l'itinerario delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini, e oggi inauguriamo l'itinerario dei teatri storici. È una cosa importante perché si tratta di promuovere il nostro territorio, ma di affidarci contemporaneamente alle mani esperte di un'azienda che è quella della Confcommercio, egregiamente diretta dal direttore Amerigo Varotti. È importante questo progetto, l'itinerario della bellezza, perché finalmente si inizia a fare rete, perché per promuovere un territorio bisogna creare una scuola.
squadra, una squadra forte. Quindi Confcommercio riesce ad unire sotto il titolo dell'itinerario della bellezza 21 comuni. Ecco, il mio auspicio è quello di vedere all'interno di questo progetto anche gli altri comuni, fino ad arrivare a 50, tutti i comuni della provincia, perché abbiamo un territorio da promuovere, ma da promuovere contemporaneamente insieme, senza duplicare eventi o disperdere energie e risorse in eventi che sono un doppio uno dell'altro. Quindi cerchiamo di promuovere il territorio in squadra, perché le risorse ce le abbiamo, le eccellenze ce le abbiamo, e quindi la Confcommercio ci può aiutare in questo. Io posso dire che in questi 4 anni di collaborazione abbiamo avuto un riscontro, che sono gli ingressi all'interno della Rocca, gente che arriva qua dopo che ha visto l'itinerario della bellezza e dopo che ha visto all'interno delle fiere internazionali del turismo la presenza del nostro comune, perché Confcommercio è là, nei punti strategici della promozione territoriale, cioè che sono le grandi fiere internazionali che abbiamo sia in Italia ma anche all'estero. Quindi crediamo in questo progetto e ringrazio ancora Confcommercio, il direttore e tutte le persone che lavorano con entusiasmo in questa squadra, e ringrazio oggi la BCC per aver sostenuto questo itinerario, la BCC del Metauro, per aver realizzato insieme alla Confcommercio il nuovo percorso ai Teatri Storici delle Marche. Sindaco, anche Monbaroccio all'interno dell'itinerario dei teatri storici, come avete accolto questa proposta, questa iniziativa? Con immensa soddisfazione, e ringrazio la Confcommercio per averci tenuto in considerazione in questo percorso, a tutto lo staff che continuamente collabora sotto più punti di vista, perché gli itinerari sono diversi, noi rientriamo anche col cammino della fede, oggi rientriamo anche con il carattere dell'aspetto culturale e storico dei nostri bellissimi teatri. Noi abbiamo un teatro che era stato demolito nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, recuperato con tanti fondi europei e che oggi necessita di interventi all'interno per recuperare uno stato ligneo che lo contraddistingueva in quel periodo. Quindi stiamo lavorando con la Regione, stiamo lavorando con la Confcommercio affinché non solo l'aspetto esterno del nostro meraviglioso teatro sia riqualificato come è stato in passato, ma potessimo proporre Monbaroccio anche con la riqualificazione interna, atta a un teatro meraviglioso che ci ha contraddistinto nella storia e che fortunatamente, grazie ai recuperi fatti, ci permette di dare cultura al territorio, di dare vita al territorio, di dare lavoro al territorio, con spettacoli a cadenza mensile che riusciamo sul nostro territorio a portare avanti in 5 anni di mandato che ho avuto la fortuna di presiedere fino ad oggi. Questo è un progetto utile anche per la valorizzazione turistica? Assolutamente, il turismo, cultura, sono tutte sinergie che i territori possono proporre anche non solo all'interno del loro comune, ma all'interno di un percorso che più comuni possono caratterizzare. E quindi realtà culturali, realtà storici, passando per la cultura e il valore dei nostri teatri, sono un aspetto che il turismo apprezza in maniera veramente importante. Luoghi di svago, aggregazione e diffusione culturale, tutto questo all'interno di un nuovo itinerario targato Confcommercio Marche Nord dedicato ai teatri storici della provincia. Siamo giunti al termine di questo speciale, buon proseguimento con i programmi di Fano TV.